correggere nell'impianto normativo sulle tematiche ambientali. La seconda considerazione sul metodo: ci sono tra queste sei ratifiche due provvedimenti che vengono ratificati in modo, diciamo così, tempestivo, quello dell'accordo UE-Islanda fatto nel 2015 e quello relativo agli emendamenti di Doha al protocollo di Kyoto del 2012 e quattro ratifiche assolutamente tardive che risalgono, i cui provvedimenti risalgono a anni tra il 2001 e il 2004. Ecco, qui ce lo siamo già detti anche in altre occasioni, si rivela la necessità di intensificare il lavoro di recupero di queste ratifiche e dare più attenzione in futuro ad essere tempestivi, soprattutto su tematiche importanti come questa. Grazie. Grazie a lei, il collega Zaratti. Grazie Presidente. Finalmente anche noi ci accingiamo ad approvare definitivamente e a ratificare una serie di accordi in materia ambientale. Tra molti, quello più importante è probabilmente l'emendamento di Doha al protocollo di Kyoto. Io voglio ricordare che tra i paesi europei soltanto l'Italia e la Polonia non avevano ancora ratificato questo emendamento, che è significativo perché impegna i paesi sottoscrittori a rispettare gli impegni peraltro già assunti nel pacchetto 20-20-20, quindi una riduzione del 20% delle emissioni di gas serra rispetto ai livelli del 1990 nel periodo che va dal 2013 al 2020. Successivamente al 2020, ovviamente, come è noto, dovranno valere gli impegni internazionali assunti in sede di COP21 nel dicembre scorso a dicembre. Da segnalare che l'articolo 4 del disegno di legge che stiamo approvando consente di attuare in ambito nazionale le disposizioni del regolamento europeo che prevede, tra l'altro, che ogni Stato membro elabori la propria strategia nazionale di sviluppo a basse emissioni di carbonio. È importante che l'esame del provvedimento in Commissione abbia consentito di migliorare il testo, prevedendo che la strategia nazionale di sviluppo a basse emissioni di carbonio, prima della sua adozione, debba passare attraverso un'ampia consultazione pubblica ed essere sottoposta al parere delle commissioni parlamentari. Vale la pena di sottolineare come gli impegni nazionali e internazionali di riduzione delle emissioni di carbonio non possono e non potranno che tenere conto dei nuovi recenti obiettivi stabiliti a Parigi nel dicembre scorso in sede di COP21 e in questo senso dovranno essere ben più stringenti e ambiziosi di quelli attuali. Sotto questo aspetto è indispensabile che questi impegni si traducano in un'effettiva accelerazione verso un modello di sviluppo realmente sostenibile, che passi prioritariamente verso una drastica riduzione dell'utilizzo delle fonti fossili e delle emissioni climalteranti e di un graduale ma rapido superamento dei sussidi diretti e indiretti che ancora oggi vengono concessi a quei settori che maggiormente utilizzano i combustibili fossili, ossia proprio quelle fonti responsabili in gran parte delle emissioni di CO2, che la comunità internazionale si è impegnata a ridurre drasticamente. Noi crediamo che sia fondamentale, per quanto riguarda il nostro Paese, che si debba rivedere prima possibile l'attuale strategia energetica nazionale. Fa piacere che quando si parla di questioni ambientali ci sia una sorta di unanimità in questo Parlamento. Anche oggi, questi provvedimenti sono stati votati con il pieno di luci verdi dai nostri tabelloni. Però, insomma, al di là dell'appoggio formale che noi giustamente diamo a queste risoluzioni, bisogna ricordare che dovremmo essere conseguenti nel nostro Paese rispetto agli impegni internazionali che noi prendiamo. E qui c'è un elemento di crisi, perché il nostro Paese non brilla per l'attuazione di strategie che contrastano le emissioni climalteranti in modo sostanziale. Faccio un chiaro riferimento: tra pochi giorni saremo chiamati, il nostro Paese sarà chiamato ad esprimersi nel referendum contro le trivelle, che è un elemento fondamentale per quanto riguarda gli impegni che stiamo prendendo, perché con una mano non si può votare verde
per sottoscrivere gli accordi internazionali per abbassare le emissioni e con l'altra invece si dice di non andare a votare al referendum del 17 contro le trivelle. Credo che bisogna essere coerenti e i colleghi che vanno in giro per il nostro Paese a dire che non bisogna partecipare a quel referendum si assumono una gravissima responsabilità, perché è dovere di chi rappresenta il popolo nelle istituzioni incoraggiare la partecipazione alle competizioni elettorali, in modo particolare di democrazia diretta come il referendum, e soprattutto questo referendum che è in modo strettamente correlato alle questioni di cui stiamo discutendo oggi. Non bisogna essere ipocriti. Se siamo d'accordo a ridurre le emissioni, bisogna che la politica incentrata sui combustibili fossili e sulle stazioni dei combustibili fossili, come si sta facendo in Italia con le trivelle, deve essere battuta. I cittadini lo possono fare il 17 aprile. Grazie. La ringrazio. Adesso il collega Archi. Grazie Presidente. Nel preannunciare il nostro voto favorevole mi volevo soffermare sul primo degli accordi in esame, l'emendamento IDO al protocollo di Kyoto, che istituisce un secondo periodo di impegni 2013-2020 attraverso la modifica e l'integrazione dell'allegato B del protocollo, aggiungendo il trifluoruro di azoto all'elenco di gas a effetto serra contemplati dal protocollo e agevolando un rafforzamento unilaterale degli impegni delle singole parti. Ad oggi l'emendamento è stato ratificato da 60 Paesi, ma affinché entri in vigore è necessario che venga ratificato da 144 parti. Il secondo periodo di impegni, cui fa riferimento l'emendamento di Doha, riguarda circa il 14% delle emissioni globali, dal momento che soltanto gli Stati membri dell'Unione, a parte noi e la Polonia, altri Paesi europei e l'Australia si sono impegnati.